12 spettacoli in cartellone, dalla tradizione comica alla farsa, dallo sberleffo alla riflessione, dal musical ad un capolavoro della letteratura italiana, da Camilleri a Valerio Aprea. C'è molto, c'è di tutto nella stagione 2017-2018 della Contrada, presentata stamani al Teatro Bobbio, il cui foyer sarà nel frattempo sottoposto a restyling e che sarà aperta il 20 ottobre dalle Basabanchi di Alessandro Fullin, in scena assieme alla compagnia della Contrada, protagonista Ariella Reggio. Noi commissioniamo un testo in triestino e continua la collaborazione con Alessandro Fullin, un geniale irriverente e comico triestino che in coppia con Ariella Reggio, la compagnia della Contrada, proporrà un testo che si ambienta in un 1944 rivisitato, dove in un convento dove succederanno delle cose molto pop, come dico io. Ricco il carnet degli interpreti che solcheranno il palcoscenico di Via del Ghirlandaio. Alcuni sono beniamini degli spettatori da tempo, altri lo sono diventati in breve. Emilio Solfrizzi, Gianfranco Iannuzzo, Biagio Izzo, Paolo Calabresi e Milena Vukotic nelle sorelle Materassi con Lucia Poli e Marilu Prati, Anna Galliena e Raul Bova, fino a Veronica Pivetti che, interprete di Victor Victoria, chiuderà la stagione. Accanto agli spettacoli del cartellone c'è spazio come sempre per altro: danza, satira e musica con Sabina Guzzanti e un recital di Gino Paoli e Danilo Rea e per la riflessione con Federico Rampini. Tra le produzioni proprie, accanto alle Basabanchi, La cena perfetta e Giovanna il funambolico Alfredo, presentato fuori abbonamento. Ne abbiamo in stagione tre nostre produzioni, questa iniziale e poi altre due, che gireranno in tutta Italia, nelle maggiori città italiane, cito solo Roma, Bologna, Milano, e di cui vedrete, diciamo, una in anteprima e una arriverà dopo il debutto romano, proprio qui.